Crisbus Guerra, vincitore del main event delle ISOP. Io sono molto felice, un po' perché siamo concittadini, un po' perché ci siamo, insomma, ci conosciamo da un po' di tempo e questa prima piazza, secondo me, insomma, poi in un evento in cui io credo moltissimo, insomma, mi dà una soddisfazione infinita. Figurati, sono felice io. È la prima volta che vi incontro in una live importante, diciamo, magari è capitato nei circolini all'inizio, però il torneo importante è il primo torneo che riesco a fare, a vincere. È una bella sensazione, una bella soddisfazione, che comunque quando esci secondo a qualsiasi giocatore poker, anche quando arrivi secondo, non è mai contento, perché a prescindere dalla soddisfazione, cioè dal ritorno economico, diciamo, c'è comunque la delusione di non aver vinto, perché è tutta un'altra cosa vincere. Tu hai vinto, cioè il secondo viene sempre ricordato meno, sempre il vincitore viene ricordato. Quindi sono contento e è un evento, insomma, nuovo, diciamo, nel senso, sono partite adesso le ISOP e speriamo che fra qualche anno saranno un po' come le USOP americane, nel senso che avere il titolo adesso è importante, nel senso, magari fra qualche anno diranno, vedi, Crisbus è stato il secondo vincitore delle ISOP. Infatti quello che dicevamo l'altro giorno, guardando il lenzuolone che è stato fatto a celebrare il vincitore delle ISOP di giugno, certo, anche quando ci hai chiamato sto venendo, ho detto no, sai com'è, io queste ISOP le volevo fare, poi appunto mi è ribadito quello che mi hai detto in questo istante, cioè magari poi arrivo primo, mi si ricorderà come colui che, no, come nella Hall of Fame di Downtown in Vegas. Esatto, è quello, perché comunque a vincere oggi magari un main event USOP è impossibile, perché sono 6-7 mila iscritti, è difficile. Invece quando all'inizio erano 100 persone, anche lì all'inizio se non meno, quanti ce l'hanno? Due braccialetti, tre braccialetti ai main event USOP, hanno vinto un sit in pratica. Però invece oggi eravamo più di 100 iscritti, è stato un bel torneo, bello giocabile, una bella struttura, un bel field, mi sono divertito. Al tavolo finale c'erano giocatori molto qualificati, tra cui il più forte secondo me è San Martino, degli avversari veramente. Assolutamente d'accordo con te, infatti eravamo, cioè, di testa a testa tra voi due. Sì. No, comunque sai, poi alla fine tornavo, vedi una mano, un flip, una cosa, però era, diciamo, quello che temevo, non temevo, quello rispetto più al tavolo, ma perché tendi sempre a non giocare contro il giocatore più forte, perché devi, quando magari hai vantaggi sugli altri, cerchi di evitare gli scontri diretti con quello che reputi il più forte, no? Però è andata bene, alla fine è stato eliminato dal mio avversario, io ho vinto le zappe, sono qui, sono contento e niente. Vi ringrazio della manifestazione, di tutto quanto, e ci vediamo a maggio 2012 per tentiamo il bis, dai. Dai, dobbiamo rifare il titolo. Ci proviamo, perché no? Ok, grazie mille Chris, grazie. Grazie.